7 dinosauri più letali e pericolosi del mondo. Numero 7. Il giganotosauro. Il Giganotosaurus carolinii, più celebre semplicemente come giganotosauro, un animale che per qualche anno è stato considerato il più grande dinosauro carnivoro mai esistito. Le cifre di questo dinosauro sono comunque di tutto rispetto, la lunghezza stimata è compresa tra i 12.2 e i 13 metri, dei quali quasi 2 erano riservati al cranio, l'altezza era circa di 4 metri al garrese, e il peso oscillava tra le 6 e le 13 tonnellate. L'unica dimensione veramente imbarazzante è quella che riguarda il cervello, gli studiosi hanno infatti trovato una scatola cranica molto più piccola, che ha all'incirca le dimensioni di una banana. Numero 6. Il Carcharodontosauro. Il superpredatore dai denti di squalo. Finora abbiamo trovato animali sì giganteschi e impressionanti, ma non famosi per essere predatori tra i più terribili. Le stime, per il Carcharodontosauro, parlano quindi di circa 13 metri di lunghezza, tra i 3 e i 4 mesi di altezza alla spalla e più di 5 metri di altezza alla testa, il peso si aggirava attorno alle 8 tonnellate, anche se la corporatura era snella, con coda e collo abbastanza lunghi. Interessanti, inoltre, le dimensioni dei reperti ritrovati, i denti misuravano anche 16 cm, mentre un cranio ritrovato dal celebre paleontologo statunitense, Paul Sereno nel 1995, misura 1.75 metri. Numero 5. Il Ankylosaurus. Il Ankylosaurus è un genere estinto di dinosauro ornitischio tireoforo vissuto nel Cretacico superiore, circa 68-66 milioni di anni fa, in quella che oggi è il Nord America. Il che lo rende uno degli ultimi dinosauri a comparire prima della grande estinzione dei dinosauri. L'Ankylosaurus era distinto per la sua pesante armatura e un grosso martello sulla coda, essendo probabilmente il più grande del suo gruppo. Sebbene sia necessario scoprire scheletri completi, alcuni dei loro parenti possiedono molti altri fossili recuperati, l'Ankylosaurus è considerato il dinosauro corazzato più rappresentativo e più conosciuto. Si stima che fosse lungo fino a 6.25 metri, largo 1.5 metri, e 1.7 metri di altezza all'anca, e avrebbe dovuto pesare circa 6 tonnellate. Numero 4. Il Velociraptor. Piccolo, veloce e letale. Decisamente diverso, ma forse altrettanto famoso, è il Velociraptor. Intanto è differente l'epoca storica, visto che questo dinosauro visse nel Cretacico superiore, cioè più di 71 milioni di anni fa. Poi non sono per nulla paragonabili le dimensioni. Misurò un paio di metri, ma comunque, il suo peso era solo di 15 kg. Ciò non vuol dire, però, che non sapesse essere un animale letale. Particolarmente emblematica, in questo senso, la conformazione delle sue zampe posteriori e delle mani. In queste ultime erano presenti 3 artigli ricurvi, mentre nei piedi si poteva notare un vero e proprio sperone, mentre il secondo dito, ritratto dal suolo, era un falcetto di 6.5 cm che veniva usato forse per lacerare le prede, o secondo altri, per attaccarle nelle zone vitali. Numero 3. Il Carnotaurus. È l'unica specie conosciuta del genere estinto del dinosauro teropode, visse alla fine del periodo Cretaceo, approssimativamente da 69 a 72 milioni di anni fa, in quello che oggi è il Sud America. La cosa più notevole di questo dinosauro, sono le sue 2 piccole corna sopra gli occhi sulla sua piccola testa, fu il primo carnivoro a mostrare corna ben formate e definite. Abbiamo anche trovato impressioni della pelle che mostravano piccoli osteodermi o scudi ossei. Il Carnotaurus era un teropode medio-grande, ma il peso più leggero, di lunghezza compresa tra 8 e 9 metri, circa 3,5 in altezza, e pesato secondo studi tra il 1350 e il 2100 kg. Numero 2. Il Spinosauro.
il più grande carnivoro conosciuto, non ha forse le caratteristiche che i film d'avventura ci hanno portato in questi anni a sperare. Lo spinosauro, infatti, era prevalentemente un dinosauro di fiume che andava a caccia di pesci o di piccole prede, e attaccava i dinosauri di medie dimensioni solo in condizioni particolarmente favorevoli, disdegnano lo scontro diretto con animali della sua stazza. Gli studiosi, che altrimenti contribuiscono in un campo ancora molto aperto, e sono soggetti a modifiche a seconda delle scoperte che vengono fatte, credono che lo Spinosaurus fosse simile al coccodrillo moderno, sebbene considerevolmente più grande. Le stime parlano di una lunghezza variabile tra 14 e 18 metri e un peso che può variare tra 7 e 20 tonnellate. Numero 1. Tyrannosaurus Rex. Il terribile, ma un po' sopravvalutato, re dei dinosauri. Sicuramente il dinosauro più famoso della storia è il Tyrannosaurus Rex. Vari sono gli elementi che ne hanno alimentato il mito. Da un lato, era un animale mastodontico, capace di superare i 12 metri di lunghezza e i 4 di altezza. Dall'altro, era un carnivoro molto potente, probabilmente dotato della mandibola più forte di tutto il regno animale. Non era infatti il più grande dinosauro esistente, visto che veniva superato dallo spinosauro, dal gigantosauro e da altre specie. Il peso era molto rilevante, probabilmente vicino alle 10 tonnellate, ma poco si sa della sua velocità in corsa. Aveva zampe posteriori molto possenti e una coda lunga e voluminosa, mentre gli arti anteriori erano meno sviluppati. Poteva vedere le cose anche a 6 km di distanza, una vista migliore rispetto alle aquile. E ascoltava i suoni a bassa frequenza, per seguire il movimento della preda anche a lunghe distanze. Vincendo il primo posto nel nostro top, dei dinosauri più letali e potenti che siano mai esistiti.